Torniamo nella casa famiglia per rifugiate della Caritas ad Acilia, oggi con la storia di una poetessa ucraina in fuga dalla guerra, Isabella Di Chio. Я кохаю Україну, тільки нею і дишу. Versi che raccontano dell'amore per la sua Ucraina e della tristezza di essere distanti dalla propria terra. Versi che parlano al cuore, quelli di Antonina, poetessa di Kiev, dai profondi occhi azzurri, arrivata con sua figlia Alessia e con altre donne ucraine nella casa della Caritas di Roma ad Acilia. Qui mi sento protetta e accolta, ci racconta, sua figlia non la lascia mai sola. Antonina era ricoverata nel reparto cardiologico a Kiev, il 22 febbraio era stata operata al cuore. La mattina del 24, quando abbiamo sentito i bombardamenti, ci hanno portati nel rifugio. Io e gli altri pazienti eravamo terrorizzati. Poi è arrivata mia figlia, che ha avuto il permesso di rimanere con me. La situazione peggiorava. Antonina e Alessia sono fuggite. Non siamo passate neppure dalla nostra casa e io sono partita con questa tuta, questa borsa e queste ciabatte. Mamma, дорожче. Un viaggio drammatico. Ho lasciato i miei figli in Ucraina, ci dice Alessia. La mia mamma deve guarire e ha bisogno di tranquillità. Il nostro cuore è a Kiev e lì torneremo. Ora vivono ad Acilia, in questa casa dove ci sono altre donne rifugiate. Le lacrime della figlia sono quelle della madre. A fare da interprete c'è Gianna, loro connazionale. Prima di salutarci, un pensiero per l'Italia e per Roma. I tassisti le hanno accompagnate qui gratuitamente. Grazie, grazie. È questa la prima parola che hanno imparato.